Dopo aver fatto già un video precedente sul vino, oggi ecco un nuovo video in cui parleremo del cavatappi. È uno dei tanti accessori che permettono la degustazione di questo nettare degli dèi. Quindi vi lasciamo alla visione del video, grazie e alla prossima. Ciao a tutti! Come sapete, il vino è abitualmente conservato in bottiglie chiuse dal tappo, normalmente di sughero o plastica o altro materiale. Il cavatappi è quindi uno strumento indispensabile, in special modo per aprire le bottiglie in uso ai nostri giorni. Dal 400 si hanno tracce di strumenti per l'estrazione del tappo. Il cavatappi attraversa la civiltà e la tradizione vinicola come strumento funzionale, ma spesso lo si considera un oggetto d'arte. Tanto è vero che esiste un'associazione dei collezionisti, la AICC, Associazione Italiana Collezionisti Cavatappi, con sede a Milano. All'inizio il cavatappi era considerato come uno strumento per le estrazioni delle pallottole e la pulizia delle armi ad avancarica. Tuttavia è dal 600 che si trovano documenti che citano espressamente il cavatappi, periodo più o meno quello in cui Dom Pérignon incominciava a produrre lo champagne, con la conseguente necessità di tappare le bottiglie. Da questo periodo al tappo di sughero tronconico viene man mano sostituito il tappo cilindrico a raso collo della bottiglia, di cui nasce l'esigenza di uno strumento per l'estrazione, appunto il cavatappi. Sono gli inglesi che sul finire del Settecento brevettano tale strumento e prendono la leadership nella progettazione e la costruzione dei cavatappi. È nel 1795 che al reverendo Henshall viene rilasciato il primo brevetto per un cavatappi, ma bisogna aspettare il 1828 per il primo brevetto francese e il 1877 per la Germania. In Italia l'ufficio brevetti fu istituito nel 1864 e solo nel 1870 si trova un documento in cui si cita un cavatappi costruito con sistema fogliano. Nel 1802 venne brevettato il cavatappi Thomason, successivamente il King's Screw. Queste due tipologie hanno sostanzialmente dominato fino ai nostri giorni. Negli anni 60 è stato anche brevettato il corkette, che permette le estrazioni del tappo pompando dell'aria nella bottiglia. Illustrare le varie tipologie di cavatappi è veramente un'impresa. Per ora il nostro video finisce qui, ma se è gradito tornerò con un approfondimento. Per ora grazie a tutti della visione e arrivederci al prossimo. Ciao a tutti!